Nel corso della sua carriera cinematografica, che si compone di ben 51 film girati tra il 1966 e il 2023, Woody Allen ha affrontato vari temi. I rapporti di coppia, probabilmente il tema per eccellenza della sua filmografia, presente sin dagli anni 70 fino alle pellicole più recenti, o anche la psicanalisi, che spesso appunto si intreccia con le tematiche dei rapporti di coppia. C'è anche il caso. Viene dedicato tanto spazio al caso, un tema che Allen sente particolarmente suo e al quale dedica un intero film, ovvero Match Point. Idea per un racconto sulla gente ammalata che si crea costantemente dei problemi veramente inutili e nevrotici perché questo le impedisce di occuparsi dei più insolubili e terrificanti problemi. C'è un tema che però, sebbene sembri passare in sottotraccia, è quasi sempre presente in tutte le pellicole di Allen, dalle più importanti alle minori. Sto parlando chiaramente della morte. La morte è il pensiero orientale, rifiuto della morte. Io ti prendo questi libri, penso che dovresti leggerli invece del libro sui gatti. Questa mi sembra roba talmente Sì, seria. perché io, sai, sono ossessionato dalla morte, credo, sì. Quello della morte è un tema che si lega inevitabilmente al senso dell'esistenza e di rimando anche alla presenza o meno di Dio. Tutte tematiche che vengono sviscerate, nei film di Woody Allen. Queste domande chiaramente non vengono poste solo a livello cinematografico, ma è lo stesso Allen in carne e ossa, quello reale nel nostro mondo, a chiedersi, a farsi le stesse domande. Per cui è inevitabile che egli riporti anche sul piano cinematografico quelli che sono poi i suoi dubbi esistenziali. Oltre all'influenza, diciamo, del proprio pensiero, delle proprie ossessioni, chiaramente, la presenza di questo tema all'interno dei film di Woody Allen va ricercata nelle figure che hanno ispirato il suo cinema, sia a livello letterario, come ad esempio i filosofi esistenzialisti o anche i grandi scrittori russi dell'Ottocento che hanno affrontato nelle loro pagine e a più riprese questo tema, ma anche nel cinema, in particolare di una figura che è sicuramente la più emblematica, la più riconoscibile quando si parla del tema della morte, del senso della vita e dell'esistenza o meno di Dio. Ovviamente mi riferisco a Ingmar Bergman, regista svedese che nei suoi film ha parlato spesso di queste tematiche. Chi sei tu? Sono la morte. Sei venuto a prendermi? È già da molto che ti cammino a fianco. Me ne ero accorto. Chiaramente tra Allen e Bergman c'è tantissima differenza. I film di Allen non sono cupi come quelli di Bergman, anche se poi di fondo le tematiche trattate sono molto affini. Potremmo dire, citando uno stesso film di Woody Allen, che è Melinda e Melinda, che i due abbiano una visione diversa del cinema. Il cinema di Bergman si fa cupo, si fa drammaticamente esistenziale, quello di Allen, sebbene esistenziale, cerchi di vederne anche il lato comico. Esiste qualcosa di più terrificante della distruzione del mondo? Sì. Il sapere che non ha importanza in che modo finisca. Che tutto è casuale. Originato dal niente, senza uno scopo. Che alla fine svanirà per sempre. E non sto parlando del mondo. Sto parlando dell'universo. È chiaro che su queste tematiche non si possa trovare una risposta definitiva e non sia questa presente nemmeno nei film di Woody Allen, però se proviamo a tracciare una linea che provi a definire un punto, un'idea su quali siano i pensieri definitivi di Allen su questi temi, possiamo farlo anche attraverso appunto la sua filmografia che chiaramente fa un percorso e che ci fornisce una risposta, che è la risposta poi di Allen a questi temi. Piaciuto. E sai, io guardavo quella gente sullo schermo e cominciai ad essere preso dal film, capisci? E cominciai a provare come puoi anche solo pensare di ucciderti. Insomma, non è stupido. Voglio dire, io guarda tutta quella gente là sullo schermo. Senti, sono proprio buffi. E se anche fosse vero il peggio? E se Dio non ci fosse e tu campassi una volta sola e amen? Beh, non vuoi partecipare all'esperienza? E che diamine? È mica tutta una noia. Se alla morte non abbiamo soluzione, dobbiamo invece trovarla necessariamente per la vita.
In un'intervista Allen ha dichiarato che, essendo la morte inevitabile, l'unica cosa che possiamo fare è non pensarci o provare a non pensarci per più tempo possibile. Anche nella sua filmografia troviamo questo punto di arrivo, ovvero trovare non un senso alla vita, perché non sembra emergere in questa assurdità un senso definitivo, bensì riuscire a trovare qualcosa che semplicemente funzioni e che funzioni il più a lungo possibile. Quanto odio i festeggiamenti di Capodanno. Tutti vogliono disperatamente divertirsi, cercando di festeggiare in qualche misera, patetica maniera. Festeggiare che cosa? Un altro passo verso la tomba? Ecco perché non lo dirò mai abbastanza. Qualunque amore riusciate a dare e ad avere, qualunque felicità riusciate a rubacchiare o a procurare, qualunque temporanea elargizione di grazia, basta che funzioni.